Grazie Presidente. Questa è una mozione che viene da molto lontano ed è una mozione che vuole dare un messaggio forte a coloro che fino adesso hanno voluto portare avanti la politica dei termovalorizzatori. Facciamo un passo indietro al governo Renzi. Il governo Renzi ha fatto il cosiddetto sblocca Italia, dove in quel decreto ha stabilito di creare 12 nuovi termovalorizzatori. In quell'occasione l'esecutivo di Renzi aveva deciso che dovevano sorgere in Umbria, Marche, Lazio, Campania, Abruzzo, Puglia e Sardegna e 2 in Sicilia. Se udite udite, nel rapporto del Ministero dell'Ambiente scrivono: gli impianti servono per completare il fabbisogno di smaltimento e devono aggiungersi ai 40 già esistenti e ai 6 in costruzione, e non è possibile sapere se comporterà l'aumento del superamento dei livelli di qualità dell'aria. C'è un Ministero dell'Ambiente che mi dice che non sa se per effetto di questi nuovi termovalorizzatori si superano i limiti dei livelli della qualità dell'aria. Questo per dire, è stato sempre fatto una politica senza guardare al benessere dei cittadini. Ma arriviamo qui, arriviamo alla Regione Lazio. La Regione Lazio che cosa ha fatto? Ha seguito la stessa politica del PD di Renzi. Infatti, nel 2016, con una delibera di giunta, ha incominciato a cedere le quote di Lazio Ambiente. In questa delibera però si legge di una ricapitalizzazione della società funzionale, della cessione delle stesse delle quote, e questo va raggiunto con gli inceneritori che saranno poi oggetto di revamping. Quindi anche la Regione Lazio ha avuto l'interesse, attraverso la sua Lazio Ambiente che rappresenta il 60% di EP Sistemi, ha finanziato con 5,8 milioni di euro questa società per ricapitalizzare, quindi il revamping. Che succede? Nel 31 gennaio del 2017, sempre con una delibera numero 35, la giunta regionale delibera le linee strategiche per la dismissione di queste quote. Questa dismissione però, guarda caso, sono tese soprattutto alla società nel settore ambientale dei rifiuti, quindi un processo di aggregazione con altri operatori di settore. Facciamo un passo indietro. Che cos'è EP Sistemi? Allora, EP Sistemi è una società che è 60% Lazio Ambiente e 40% AMA. Una società per azioni che opera nel settore dei rifiuti e dell'energia. È proprietaria di un impianto di termovalorizzatore VTE sito nel comune di Correferro, l'impianto di termovalorizzazione in grado di produrre energia elettrica attraverso la combustione di combustibili derivati dai rifiuti. Su questa società allora sono stati investiti 67 milioni di euro. Non voglio dilungarmi su tutti gli aspetti contabili che c'è dietro questa manovra, tra il consorzio Gaia, Lazio Ambiente, preferisco lasciarlo ad altri attori l'approfondimento. Voglio tornare sull'EP Sistemi nel 2015, dove a un certo punto si decide di dismettere le quote azionarie, però
la cessione dell'impianto da parte di Lazio Ambiente, guarda caso, azionista appunto del 60%, decide di retribuire con un contratto di service Lazio Ambiente per 2 milioni di euro. Ora, l'azionista di minoranza AMA, che è l'unico che ha prestato, guarda caso, fideiussioni per 11 milioni di euro con la banca, sta a suo tempo a guardare e, guarda caso, ci rimette dal punto di vista contabile. Questo è il ricatto di allora che porta a far sì che ci sia una decisione da parte di allora di ricapitalizzare questa società. Ma questa è una società in perdita, è una società che non c'è proprio alcun interesse a far sì che diventi che si riattivi un termovalorizzatore. Nelle linee programmatiche della sindaca, la delibera del 3 agosto 2016, si cita proprio che la politica per la gestione dei rifiuti urbani a Roma Capitale poggerà sui primi tre passi della gerarchia europea: riduzione, riuso e recupero di materiali. Sarà prevista inoltre l'apertura di centri di riparazione e di riuso in grado di estendere la vita utile dei prodotti di consumo attraverso la realizzazione di accordi con reti e associazioni del territorio. Ora, il Movimento 5 Stelle a Roma che cosa sta facendo? Un piano per la riduzione dei rifiuti, quindi un piano per la gestione dei materiali post-consumo, un piano industriale dal 2017 al 2021 che si basa su riduzione della produzione dei materiali post-consumo, raccolta differenziata e recupero e riuso dei beni. Ora, in questa mozione che cosa si vuole impegnare? Si vuole impegnare l'attuale giunta a far sì appunto che questo sito di Colleferro diventi appunto una fabbrica dei materiali. È vero, abbiamo solo il 40%, però questo 40% possiamo portare il nostro messaggio lì dove serve. Perché altrimenti, se noi non diamo questo messaggio forte qui da Roma, che vogliamo una fabbrica del materiale e del riuso, non stiamo andando nella direzione giusta. È importante e fondamentale. Perché? Perché se il nostro piano, quello che abbiamo citato, ci porta a ridurre i rifiuti, che ce ne facciamo dei termovalorizzatori di Renzi? Quindi chiudo il mio intervento dicendo che per me stiamo andando verso la giusta direzione. Noi ci teniamo alla salute dei cittadini. Adesso abbiamo un governo che vuole andare verso questa direzione. Il ministro Costa vuole iniziare a ragionare e a fare sì che queste idee pazzesche del governo Renzi diventano subito carta straccia, e me lo auguro. Grazie.